Bene, passiamo a presentare la dirigenza, che si è vista rinforzata in qualche unità e che nelle prossime settimane si arricchirà di ulteriore presenza. E allora, presidente Santo Carnapusci, più forte ragazzi, i vice sono Nino Pedale e Beppe Nicita, una dirigenza di tutto tanto, Pippo Cicala, Nino Bucolo, Nino Pagano e Massimo Ferraro. I nuovi ingressi di quest'anno, non possiamo non menzionarli, Torino Portaro, Renato Micali, Carmelo De Luca e Eugenio Chino. E intanto invitiamo il presidente Santo Carnapusci. Eccolo qui. Prego, ci pensa Valeria. Allora, presidente, ben trovato, ci ritroviamo qui come l'anno scorso, insomma, per una nuova stagione, si spera insomma anche quest'anno ricca di tante emozioni e soddisfazioni. Io mi auguro che quest'anno sia diverso dall'anno scorso, ma prima di rispondere a questa domanda desideravo ringraziare le persone che sono questa sera qui insieme a noi, perché ritengo che per ogni società sportiva riuscire ad avere attorno tanti amici, tante persone, sia un fatto di estrema importanza. Io credo che l'anno scorso, ecco, non ero d'accordo con lei sul fatto che per il semplice motivo che non siamo riusciti ad avere la promozione l'annata sia stata fallimentare. In effetti abbiamo raggiunto due grandi, grossi obiettivi. Il primo è quello delle vittorie continue sia in campionato che nei play-off, e il fatto che non bisogna dimenticare che quella società con la quale abbiamo perso nella finale l'avevamo battuta varie volte in campionato. La finale è una partita secca nella quale può succedere di tutto. Purtroppo è capitato a noi che, avendo una squadra giovane, le ragazze si siano emozionate e quindi il risultato sia stato quello. Ma il dato più saliente, secondo il mio punto di vista, è quello che siamo riusciti ad avvicinare, a far ritornare in palestra non solo gli sportivi di Santa Teresa quanto quelli di tutta la zona ionica. E questo è un fatto importante, perché dopo i fastidi del passato la gente aveva abbandonato lo sport della pallavolo. Quindi essere riusciti a diventare nuovamente interessanti credo che sia un fatto molto importante. Noi vogliamo continuare su questa strada, speriamo di continuare a smuovere ancora di più la situazione sportiva di questo paese, della zona ionica, che negli ultimi anni purtroppo non è andata molto bene. Abbiamo cercato di fare una disamina delle cose che, secondo il nostro punto di vista, non erano andati per il giusto verso. Abbiamo riflettuto e in questi mesi estivi ci siamo mossi nella maniera dovuta, secondo il nostro punto di vista. Poi l'anno prossimo saranno i fatti a documentare se quello che abbiamo fatto è stato giusto o meno. Abbiamo rafforzato la società sia sul piano organizzativo, come diceva poco fa lo speaker, nuovi elementi sono entrati nel suo contesto, quindi sul piano dirigenziale e sul piano sociale la società si è rafforzata. Abbiamo rafforzato la società sul piano tecnico con l'acquisizione e la collaborazione di due nuovi allenatori.
Abbiamo un preparatore atletico che è anche medico, e quindi questo è un fatto importante in previsione delle nuove leggi che sono state fatte, inserite nel settore dello sport, nel quale quasi tutte le società hanno l'obbligo di munirsi, di dotarsi di strutture mediche importanti ed avere un medico a disposizione. Per tutto quello che può succedere, e il fatto che si è verificato oggi è una documentazione che ognuno di noi mentre cammina può avere il problema di ritrovarsi in maniera in ospedale se gli va bene, o di trovarsi all'altro mondo. E poi abbiamo rafforzato la società soprattutto sul piano delle atlete, prendendo delle ragazze con le quali abbiamo pensato di integrare e consolidare un organico che nei limiti del consentito abbiamo cercato di conservare. Adesso nei dettagli di tutte queste trasformazioni che abbiamo portato avanti entrerà lo speaker presentandovi i nuovi dirigenti, presentandovi i nuovi allenatori e presentandovi tutte le ragazze, sia quelle vecchie che quelle nuove. Vecchie si fa per dire perché sono tutte ragazzine. Io volevo dire e concludere, perché credo che a questo punto dilungarsi sia un fatto negativo, che nello sport si può vincere e si può perdere. L'importante è che nei momenti cruciali si giochi al massimo delle proprie possibilità, si dia tutto quello che è possibile dare per evitare successive recriminazioni, o peggio ancora per criticare o riflettere su quello che poteva essere fatto e che non è stato fatto. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e passo il microfono alla presentatrice. Grazie Presidente. Naturalmente l'invito a tutti quanti è quello di continuare a seguire anche in questa stagione ancora più numerosi naturalmente le ragazze dell'F Volley. E prima di proseguire un ringraziamento doveroso, Severino, no, al nostro main sponsor Santino Ferraro, titolare della F Costruzioni, che anche per la prossima stagione, a lui naturalmente l'applauso, perché anche per la prossima stagione ha confermato il rapporto di collaborazione con la società, e a tutti gli altri sponsor naturalmente va il ringraziamento, a quelli già definiti e a quelli in via di definizione, alcuni dei quali sono qui presenti questa sera, che non citiamo per non rischiare di dimenticare qualcuno di loro e far torto poi a qualcun altro. Un grazie a tutti quei simpatizzanti che stanno aderendo a quella che abbiamo chiamato l'operazione F Simpatia, che consente, grazie a un contributo spontaneo con la sottoscrizione di una tessera, ad autofinanziare l'attività agonistica. Un caloroso e affettuoso saluto a tutti gli organi di informazione, dunque ai colleghi della stampa che hanno seguito durante la stagione passata queste ragazze raccontando le loro imprese e imprese sportive, e naturalmente a tutti coloro insomma che hanno voluto essere presenti, hanno voluto dare il loro sostegno. E andiamo avanti adesso a presentare... Bene, passiamo alla presentazione dello staff tecnico. E allora, siamo pronti? È stato quasi interamente rinnovato, e a guidare le ragazze della Serie D e dei settori giovanili è stato chiamato Roberto Scala, che invitiamo sul palco. Per la Serie C, confermato come secondo, Fabio Crimi, accanto ad Andrea Caristi, che sarà il nuovo coach con la funzione di responsabile unico del settore tecnico, con un mandato grosso, quello di gestire il mercato. Abbiamo anche il nostro medico, Davide Milone. La società crede ciecamente nelle sue doti tecniche, caratteriali ed umane, ed intende aprire un ciclo sotto la sua guida. Valeria, Andrea Caristi, allora ai nostri microfoni per un saluto stasera, insomma, come si parte in questa stagione? Speriamo di partire dalla vittoria in Coppa. Abbiamo rinforzato la squadra nei settori in cui pensavamo dovevamo intervenire. È importante avere tutta questa gente, e so che non mancherà mai il vostro aiuto in palestra. Grazie.
Grazie, grazie Andrea Carisi. So che c'era Roberto Scala anche, insomma, che voleva dire qualcosa. Un saluto a tutti e speriamo di fare bene quest'anno con le squadre più giovani. Ecco, questo è l'auspicio naturalmente condiviso da tutti noi e proprio le squadre, la squadra più giovane, la categoria, la Serie D. Noi abbiamo alcune delle ragazze che fanno parte della Serie D e che invitiamo a salire qui sul palco. Forza ragazzi, la Serie D, vai! Cognome e nome. E allora vogliamo accoglierle con un grande applauso. Giulia De Lunga. Grazie Viola. Carla Migali, Carla Migali, Giuliana Maccarroni, Caro Chi. E loro le ragazze della Serie D, una parte, una rappresentanza, possiamo dire così, stasera qui per partecipare a questa serata dedicata alla presentazione del F Volley. Allora, siamo pronti? Siamo pronti. Al clou della serata. Sì, la presentazione la diciamo in ordine non numerico, ma come ce l'ha descritto il mio amico Massimo. E allora, col numero 2, il nostro punto di riferimento, con il suo equilibrio, la sua esperienza, la sua presenza statuaria, eccola, Sonia Leader Cameria. Col numero 3, la simpatia in persona, la freschezza del Torsi, che è fondamentale per l'equilibrio dello spogliatoio, Valentina Martello Cicala. Col numero 7, ci guarda sempre dall'alto con la sua elevazione da brividi, così imponente in campo quanto timida fuori, il nostro angelo biondo volante, Andrea Servan. Col numero 8, uno dei segreti dello spogliatoio dello scorso anno, all'interno del quale si è dimostrata una trascinatrice in campo e fuori, col suo andamento da gladiatore, a voi Fabiana Warrior Cantata. Questa è forte. Col numero 9, zitta zitta, non viene meno quando viene chiamata alle armi, cecchino infallibile, non sbaglia mai, non sbaglia mai un colpo, tanto da eludere il miglior Tex Wheeler. Stiamo parlando di Antonella Sinistra Killer Penale. Ragazzi, siamo pronti? Col numero 10, nonostante la giovane età e la decana del nostro gruppo, il riferimento psicologico, guarda caso, della compagine, la determinazione di certo non gli fa difetto e sotto rete il terrore dei muri avversari, la nostra Alessandra Elgrinta Maccarrone. Ragazzi, come una squadra che si rinnova, abbiamo anche i nostri nuovi acquisti. Non ci saranno i nomi, ma non ci saranno i numeri, ma ci saranno i nomi. E allora, un gradito ritorno per la curva F, per noi come se non fosse mai partita, l'abbiamo sempre conservata nel nostro cuore, eccola, Giulia Baby Prodigio Leandri. Proviene dal PCS Savio Messina, di ruolo fa la palleggiatrice, al momento non ha il nome d'arte, ma Massimo ci sta studiando, ve lo garantisco. Ma la presentiamo con quello transitorio di Gabriella Mani di Fata Girone. Da Barcellona, lo scorso anno in prestito, a Santa Lucia. Ci ha fatto tremare nella trasferta in terra tirrenica, un passato conclamato in Serie B2. Anche per lei appellativo transitorio. E qui con noi Alessandra Ventola Monaco. Ragazzi, siete pronti? Abbiamo anche noi gli stranieri. Dulcis in fundo, la ciliegina sulla torta. Il presidente Carnapucci, questo è importante ragazzi. Il presidente Carnapucci con suo video hanno fatto un blitz. Sono barcati da un lungo viaggio, con 4 coincidenze aeree. Hanno lavorato giorni e giorni. Farei impazzire le difese avversarie e farei impazzire di gioia. Tutti di gioia, dall'Argentina, con furore, Elisabeth Pilar De Quini Miranda. Ragazzi, poi abbiamo Letizia e Gesù Valeria.
Questa è la rosa, manca naturalmente Rosa Letizia invece, che si sta preparando per un'altra impresa abbastanza impegnativa, ovvero il matrimonio, e ha voluto però comunque essere qui con noi presenti con un messaggio. E ha scritto: mi dispiace non essere lì per partecipare a questa festa, ma presto mi vedrete rotolare in campo, felice di far parte di questa squadra, di questo gruppo speciale. Un grande bacio a tutti e forza F sempre. A lei naturalmente gli auguri per insomma, certo, questo matrimonio. E allora andiamo avanti, perché noi rispetto alle altre squadre abbiamo un settimo uomo in campo, di solito si dice il dodicesimo, noi abbiamo il settimo uomo in campo, ossia un elemento dove senza presunzione non abbiamo uguali in Serie C e dove sicuramente arriveremo primi, ossia la nostra tifoseria. Ed è allora, sperando di non dimenticare nessuno, vorrei citare, invitandola a salire sul palco, il decano Carmelo Saglimberi, la colonna Don Vittorio Ciglione. Poi il napoletano milanesizzato, sicuramente Agostino Santarelli, il re dei tamburi, Toni Musicò. Toni, dove sei? Vieni. Poi abbiamo Pippo Naccari, Andrea Trischitta, Peppe Rigano, Fabio Palella, Nino Palella, Peppe Perrone, Marco Nicita, Roberto Pasquale, Semmi Nicita, Pippo Naccari e Tindaro Savoca. La F-Band, la F-Band capitanata da Domenico Fox Catania, Peppe Forsini, Carmelo Pavone, Carletto Naccari, Martina Ferraro, Antonio Ferraro, Ilene Miano, Marina Latto e Boyfriend. Domenico Minici, il nostro nucleo tifosi in erba, capitano Manuel Miano, Francesco Ferraro, Mimo Grupi, Cosimo Ferraro e sicuramente tanti altri che magari in questo momento non ce li ricordiamo. E adesso ragazzi, vogliamo sentire un coro dell'F Volley? Toni, dove sei? F! Ci sei? Eccoli! Vai Valeria! Ed eccoli il coro, i tifosi, la squadra, la dirigenza, lo staff tecnico, abbiamo voluto insomma presentarli tutti per poter iniziare davvero alla grande questa stagione sportiva. A loro naturalmente un grande in bocca al lupo, a tutti voi naturalmente un grazie per essere stati qui stasera per questa festa dello sport, per questa serata dello sport organizzata, lo vogliamo ricordare, dall'associazione Commercianti Bucalo e l'associazione Amiamo Santa Teresa. Nonché da Valeria, nonché colonna sonora. Sì, ma nonché dobbiamo dobbiamo ricordare chi ha fatto le magliette, la Cute Stale e di Santa Teresa di Riva, che ha fornito le magliette alla F Volley. E dolcis in fundo abbiamo la colonna sonora, e questa è una chicca che voi ancora non saprete, ma abbiamo anche la colonna sonora che è stata incisa appositamente per noi questa sera. Ci siamo? Vai! Schiacciata e dentro il lungo lineare.
più avanti, ma noi non potevamo ringraziare, oltre a Santino Ferraro sponsor, tutti gli sponsor che si sono aggiunti e si aggiungeranno, perché saranno parecchi. Un plauso particolare, non me ne voglia nessuno, a Massimo Ferraro, che ha curato la parte, una grande parte per noi. Grazie. Noi vi congediamo a questo punto, vi salutiamo dandovi appuntamento naturalmente sugli spalti per tifare le ragazze dell'F Volley. Grazie a Severino Bucalo. Grazie a Valeria Biancato. E a tutti voi, buona Ci vediamo 1 settembre per la selezione ufficiale del Grande Fratello al centro commerciale. Non mancate, intervenite tutti. Entrerete tutti ragazzi a fare il casting. Done my sentence, but committed your crime, and back me still.